Oggi parliamo di valore delle aree edificabili, parliamo di questo argomento con un esperto, e con noi l'ingegner Giuseppe Favaccio, responsabile del settore 3 al Comune di Noto, il settore a cui fa capo un importante segmento della vita di una città. Ci riferiamo ai lavori pubblici e all'urbanistica, ma tieni a precisare l'ingegnere, non mi occupo di manutenzioni perché è affidato ad altro dirigente, e noi diamo anche notizia di questo fatto. E parliamo, dicevo, di valori delle aree edificabili non a Noto ma ad Avola, e dopo aver fatto un excursus di quello che è l'applicazione di questo valore nella città di Avola, l'ingegnere farà anche una similitudine, un paragone, un confronto tra i valori applicati nella città di Avola e i valori applicati nella città di Siracusa e di Noto. Ben trovato, ingegnere. Io ho riassunto in queste poche battute l'argomento del giorno: i valori delle aree edificabili nella città in cui lei vive, Avola, mentre opera a Noto. Nel 2000, con l'amministrazione Gian Siracusa, viene costituito l'ufficio ICI per fare in modo che tutti i cittadini avessero delle regole da rispettare e pagassero tutti per pagare equamente. Nel 2002 viene fatta una prima determina di determinazione dei valori delle aree edificabili, che viene redatta dall'ufficio tecnico con le firme di Finocchiaro, Calega, Brex e il direttore generale Felice Tuco. E questa determina vale fino al 2010. Nel 2010 la determina viene aggiornata, però viene aggiornata in una maniera impropria. Il responsabile dell'ufficio fiscalità comunale, che è lo stesso che noi abbiamo nominato nel 2000, sulla base di alcuni atti. Perché, mi scusi, l'hai detto che è lo stesso che noi abbiamo nominato nel 2000? Nel 2000 lei... Nel 2000 io ero assessore all'urbanistica, Paolo Nanè, assessore ai tributi, e Gentile Ragusa, sindaco, abbiamo deciso di costruire l'ufficio ICI proprio per mettere delle regole. E ci fu appunto nel 2002 poi una determina sindacale, e si è andati avanti tranquillamente con quei valori determinati che non hanno, diciamo, sortito nessun effetto negativo nei confronti dei cittadini. Nel 2010 il responsabile dell'ufficio ICE, dell'ufficio fiscalità comunale, si propone sulla base di pochissimi atti di acquisto, senza passare dall'urbanista, che è l'unico ufficio titolato a fare la determina, o per la verità determina è un fatto antiquato, perché tutti i comuni nell'era moderna fanno delibera di giunta, come l'ha fatto il comune di Siracusa il 31 marzo 2015, una delibera in cui dal responsabile del servizio esproprio, l'ingegnere capo, in 89 pagine stabiliscono quali sono le regole che valgono a Siracusa. Noi, comune di Noto, abbiamo fatto nel 2004 con delle tabelle che sono chiare e che l'ufficio ICI può applicare con gli occhi chiusi, determinando i valori. Quando un cittadino si lamenta della eccessiva valutazione del proprio terreno perché il terreno ha dei difetti, l'ufficio ICI scrive e trasmette a noi l'istanza che viene valutata, e quindi tecnicamente, in base alla posizione, in base alla volumetria, in base alle attività che si possono svolgere, si possono insediare, determina il deprezzamento. All'ufficio ad Avola invece tutto questo non succede. L'ufficio urbanistica fino al 2014 viene lasciato fuori, l'ufficio ICI, gestito da un ragioniere, ma potrebbe anche essere un dottore commercialista, lui risponde alle esigenze della gente, e quindi
sottrae, somma, fa quello che vuole con una disparità di trattamento aberrante, incomprensibile a qualunque mente umana logica. Però si rende conto, ingegnere, che è un'accusa molto forte questa. Ma pensate il caso mio: io ho un terreno di 1500 metri su cui posso costruire 1200 metri cubi, non ci arrivo, quindi astendo tre appartamenti, due e mezzo piccolini, e vale 436.000 euro. Se guardo verso il mare, vedo un edificio che ha la volumetria doppia di quella che posso fare io e vale 140.000 euro. Quindi trovo altri terreni distanti 200 metri da me in cui si può insediare 8 appartamenti e vale 194.000 euro. Un terreno in cui si può insediare 1000 metri in contrada Tremoli a due passi dal mare vale 51.000 euro. Quindi metto insieme tutti questi tre terreni e arrivo a 386.000 euro. Cioè, ho bisogno di cercare un altro terreno per arrivare al valore del mio terreno. Per non dire che quando si parla di centralità delle aree, c'è un amico di noi, Giorgio del Rovino, la moglie Volese Monello, che ha un terreno in via Savonarola, vicino alla ferrovia, in cui non la vuole, ma non la vogliono purtroppo manco regolata, perché il paese si è spostato verso il mare, perché tutte le urbanizzazioni sono verso il mare, e lui glielo stima 10.000 metri, 3 milioni e mezzo di euro. Questa è follia pura, che però è una cosa che io ho potuto constatare. Nessuno a tavola, dal sindaco, dall'assessore, dal segretario generale, dei tre capi area, capo area tributi, capo area tecnica, capo area personale, nessuno riesce a formarsi un convincimento. Qui la cosa grave è che ad Aula manca la volontà di farsi un convincimento e di esprimere un'idea sull'argomento. Io ci sono rimasto malissimo quando le risposte dell'ufficio tributi, del responsabile del capo area tributi, gliele scrive il responsabile dell'ufficio ICI e lui si limita a firmarle. Quando il responsabile dell'ufficio trasparenza si fa scrivere le risposte dall'ufficio ICI. Tutto questo sistema, secondo lei, a cosa è dovuto? Cioè, non c'è tutto questo, allora, il discorso parte all'inizio del comune di Aula, fare un ricorso, sì, di poter impugnare questi atti. Io il ricorso l'ho fatto, però c'è un'esperienza di ricorsi negativa, questo lo voglio dire chiaro, perché alcuni casi prima di me si sono rivolti alle commissioni tributarie, ma la commissione tributaria ragiona con, intanto mi duole dirlo, il ricorrente non era competente, questo purtroppo è una cosa, cioè, ma la commissione tributaria ragiona per schemi, c'è una determina valida, qualcuno l'ha impugnata, no, quindi vale, tu stai pagando secondo determina, sì, e allora a te non interessa se il tuo vicino di casa non paga, tu fai il tuo dovere. Questo potrebbe essere il discorso della commissione tributaria. Qui la soluzione è politica, questo è un fatto politico, non è un fatto giudiziario o un fatto tributario, è un fatto politico. Ma ecco, ingegnere, in quasi tutti i comuni, non in quasi, in tutti i comuni, quando ci sono di questi fatti che appartengono poi alla maggioranza politica che è stata espressa dalle votazioni, c'è di contro anche una minoranza che fa di tutto per galoppare questa matassa e schierarsi a fianco dei cittadini che hanno segnalato questi episodi. L'opposizione cosa ha fatto ad Aula? L'opposizione resta inerme, o perché non capisce di cosa stiamo parlando, o perché ha paura di saltare su questo cavallo e quindi affrontare questa questione e portarla avanti. Ma mi creda, anche lì un'altra delusione, cioè sui due articoli di giornale nessuno che abbia sentito il dovere di dire: ma come mai ti stai lamentando di queste cose? Sono stato io a chiamare un amico che milita nel PD a dirgli: scusate, ma poi questa cosa non interessa? Sì, ma quando tu vuoi vieni da noi che ne discutiamo, cioè viene nella nostra segreteria e ne discutiamo. Per non parlare di un'altra cosa, che è la stampa. La stampa è imbavagliata, cioè la stampa prima di fare un articolo è come se dovesse passare. Ingegnere, perdoni, lei la sta presentando come una congiura al comune, passa quella linea. L'opposizione. No, io ho scritto le prime volte che stiamo parlando di due anni fa. Qui c'è una situazione di muro di gomma, di omertà.
Due anni fa io l'ho scritto a ottobre, scusate, ma questa situazione come cosa? Ma perché non si riesce? Cioè, allora, quando c'era la vecchia politica, i vecchi democristiani, e mi riferisco a persone che erano uomini, anche se con poca cultura, però quando c'era un problema di questo, c'era il confronto. Tu vieni in ufficio, andiamo a parlare con l'ufficio, vediamo qual è il problema, cioè tu cerchi di spiegare la tua situazione, lui controbatte. Qui nessuno, cioè qui assessori, architetti, ingegneri, avvocati, commercialisti, non nessuno mi ha mai risposto. Io ho voluto proprio apposta a scrivere, almeno ho scritto una trentina di lettere in due anni, più di 30 anni, mai nessuno. Mi sono arrivate tre risposte, due le avevano mandate Di Pietro e una l'avevano mandata il responsabile capoarea del personale, il quale mi ha detto: lei mi sta disturbando, io non mi occupo di queste cose, per cui la prego di non tirarmi più in ballo con questa cosa, perché altrimenti io posso anche fare un discorso di persecuzione o qualcosa del genere. Prendo atto della sua convinzione, però anche lei mi fa notare che non farsi un convincimento su questo discorso, cioè voi dovete dire Di Pietro ha ragione oppure Di Pietro ha torto. Non è possibile che i capi area, che sono la classe dirigente di questa città, ecco perché gli ho scritto una volta: Avola muore, il nodo sta crescendo, perché non ha classe dirigente né politica né amministrativa. Questa è la segnalazione dell'ingegner Favaccio. Noi siamo aperti anche a ulteriori incontri per portare a soluzione, semmai una soluzione c'è, se un convincimento su questa vicenda potrà venire fuori, siamo disponibili anche a sentire altre campane. Per il momento non ci rimane che prendere nota di quanto denunciato e segnalato dall'ingegner Favaccio. Un'ultima cosa, che è quella che voglio tornare sulla trasparenza. Se viene ed è venuto un signore nel mio ufficio e mi ha chiesto tutte le concessioni edilizie, tutte le autorizzazioni degli ultimi anni, gli ho messo a disposizione tutto l'ufficio, stamattina ci dobbiamo dedicare tutto a questo signore. Cosa vuole? Fategli le copie di tutto, senza passare da lui, poi passa da lui più dopo, quando dobbiamo fare i conti di quello che deve pagare. E invece qui non è possibile mettere sotto osservazione l'intero operato dell'ufficio, cioè come se l'ufficio fosse a casa propria, ma non esiste, completamente fuori da ogni logica. Quindi, oltre a tutte le denunce, c'era anche quest'ultima mancanza di trasparenza, come dice l'ingegner Favaccio. Ripeto, noi siamo disponibili a tornare su questo argomento. Grazie a chi ci ha seguito da casa, grazie all'ingegner Favaccio, l'appuntamento è per lunedì.